sono Gio. Io sono Vic. E questo è Coriati Gerus. Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Goliardi Cevenusti. Oggi in diretta da Punta Licosa, una località. Questa è la macchina dei figli. Comunque, qui abbiamo Marco alla guida. Io lo sapevo che ci doveva essere qualcosa che ti bloccava a casa. Vix, Mattia, Vix e Gio. Perché noi siamo Gio e Vix. E questa è la macchina dei giovani e figli. In questo momento stiamo andando a Salerno. Perché? Non ho capito. Perché dicono che ci sono le bancarelle. Sì, noi mo ci siamo. Non lo sappiamo neanche noi. Quindi penso che ti hanno detto sto. Passiamo il Natale qui a Punta Licosa. Così lontano. Ci passiamo il 24, il 25, il 26, il 27 mattina torniamo. E questo è il nostro primo giorno, ci stiamo divertendo un sacco. È vero che ci stiamo divertendo un sacco, sì, ragazzi. Poi la compagnia dei grandi è veramente, veramente molto allettante e ci entusiasma alquanto. Dunque, siamo giunti qui all'ora di pranzo praticamente, dopo un viaggio di 4 ore circa. Abbiamo pranzato. Ovviamente. Vix continua a parlare al telefono. È un po' strano che ci vedevamo a Salerno. Abbiamo pranzato, abbiamo fatto il gioco dei caffè. L'ho vinto io, ecco. E ha vinto Erika! Mia cugina e Beppe. Il grande Beppe. Beppe con la B, però. Ciao. Vabbè, Shazam, diciamo che ci aiuta. Questo gioco dei caffè. Ma sapendo, ti portavo un po' l'acqua. Consisteva. Mi sei d'accordo. Cosa? Devi stare zitto! Consisteva, attento Marco! Ci stiamo spostando in macchina in questo momento, se non si fosse capito. Ma quindi tu quando sei sceso? Consisteva in quiz, cioè c'era la prima tranche all'interno, cioè nella quale dovevamo indovinare delle canzoni, una seconda tranche nella quale dovevamo indovinare personaggi famosi. Io ho una voce nasale perché sto poco bene. Ma sei venuto? È una terza tranche in cui dovevo imparare. Dovevamo indovinare delle sigle. Ed Erika ha vinto il caffè! E vai! Il motto di oggi è e vai! Questo è il brano dei Muse, solo per voi, Resistance. Andiamo a Salerno e poi niente. Torneremo, ci sarà Babbo Natale, celeremo e poi non so che altro faremo. No, c'è una festa stasera in camera mia. Tutti invitati in camera mia per la festa! L'entusiasmo qua, che sprizza da ogni poro. Di qualcosa, no, io mi astengo. Si astiene come sempre, Vix, la bastian contraria. No, perché stai facendo un video di merda. Grazie per averlo detto a tutti quanti i nostri followers. No, vabbè, sì, lo metto su YouTube. YouTube. No, ma che YouTube? Andrà su YouTube. È vero, si chiama Goliardi Cevenusti. È vero, c'è il canale. Questo dimostrazione del fatto, cari amici che ci state vedendo, che c'è ancora qualcuno che ignora l'esistenza del nostro canale. È meno male. Che cosa fate? Facciamo questo, ciò che stiamo facendo in questo momento. Okay. No, facciamo un po' di tutto. Carichiamo video di karaoke, facciamo le puntate sui temi più disparati, qualche volta anche delle recensioni. Sempre con la musica dei news che ci allieta a questo lungo viaggio verso Salerno. Siamo di nuovo nella macchina dei figli. Stiamo andando a Castellabate, che sarebbe il posto dove hanno girato Benvenuti al Sud. Girato non l'hanno girato proprio. L'hanno sì, che l'hanno girato a Castellabate. Apposta è quella di Vignate. Quindi vi faremo vedere uno scorcio di Castellabate. Ok, siamo giunti a Castellabate. Questa è la piazza di Castellabate. Qui hanno girato Benvenuti al Sud. Anche questa è la piazza di Castellabate.
Spostati, fai vedere la piazza. Ma qui c'è un bellissimo panorama. Mi sa che ci hanno lasciato no, qua. No, qui stanno. Okay. E quindi stiamo cercando gli altri che ci hanno lasciato qua. Per giungere a Castellabate abbiamo veramente, non lo so, fatto un pellegrinaggio. Sì, abbiamo preso una strada un po' troppo... Troppo ripida. Infatti è stata un'impresa raggiungere il posto. Però ce l'abbiamo fatta. Beppe, che cosa ne pensi di questo pellegrinaggio? Mantieni la duca, mi sta facendo male da... Ui, gatto. Di certo posso dire di non aver mai passato un Natale così, non cadere, Vix. Stavo cadendo. Di non aver mai passato un Natale così, perché di solito quando sto a casa ho pranzo da mia nonna oppure cazzeggio la mattina a casa. Siamo ad Agropoli, che è un paese vicino a Punta Licosa. Faccio vedere un po' di luminarie subito. Sì, illuminarie. Perché illuminano, mica illuminano. Bella. Lì in fondo c'è... sì, è coperto. Si vede più tanto. Nanchia. C'è un bell'albero tutto pieno di luci. E speriamo di trovare il presepe vivente. Perché se lo troviamo facciamo un altro spezzone di video, se no non vi facciamo vedere più niente. Waiting for Santa and for Claus. Suddenly by night. Oggi è 26 dicembre, il giorno dopo Natale, per chi non lo sapesse. Santo Stefano. Dobbiamo fare gli auguri a tutti gli Stefani che ci sono. Auguri. Tanti auguri. Abbiamo appena finito una sessione di Pilates molto divertente, interattiva e compromettente. Qui lui non faceva niente. Io facevo le foto compromettenti. È comunque una bella attività, più di fare Pilates. Siamo in albergo, qui piove e tira vento. Siamo in a fuoco. Vogliamo fare un piccolo resoconto di queste giornate? Sì, allora, praticamente noi siamo arrivati in questo posto che è Punta Licosa, cioè una frazione di Castellabate, che si trova in provincia di Salerno, e ovviamente sul mare, il giorno 24 dicembre del corrente anno. Sicché la danza della vigilia abbiamo mangiato come porci, la sera della vigilia abbiamo mangiato come porci. Di quattro stesso siamo andati a Salerno per i luminari, dopodiché è arrivato Babbo Natale. Cosa mi tocca fare per te? Consegnare tanti regali. Mentre ieri, nella mattinata, ci siamo recati a Castellabate. Abbiamo fatto il solito giro turistico, ci siamo presi l'aperitivo. Dopodiché siamo tornati, abbiamo pranzato e nel pomeriggio, dopo la tombolata che ho vinto, siamo andati ad Agropoli a vedere sempre luminarie, a cercare un eventuale presepe vivente che si è tenuto troppo tardi. Però abbiamo mangiato delle frittelle con le acciughe che ci sono rimaste sullo stomaco fino a stamattina. Buonissimo, però di una pesantezza unica. Siamo tornati, abbiamo cenato, c'è stato il karaoke. Non potevamo esimerci da questo evento. Però non ce l'ho fatto vincere quegli strozzi. E sono tutti ignoranti, non capiscono la verità. E quindi siamo ad oggi. Piove e siamo sbloccati dentro. Questo è il regalo che mi ha fatto lui. Questo mi ha fatto un sacco di regali. Mi ha regalato una mappa stellare, delle pile per farla funzionare, un libro di Giobbe. Mi ha regalato un cappello di Babbo Natale. La cornice. La ciliegina sulla foto. La cornice dell'IKEA. Dell'IKEA, con la nostra foto. Beh. Adesso
questo è il posto, lì c'è il DJ, questo è il posto dove si tengono di solito le attività degli animatori. Qui c'è un vecchio e dirottato con la porta. La reception. Quella è l'animatrice Giulia. Gente che gioca a carte. Questa è la sala da pranzo. Il bar. E da qui c'è un panorama bellissimo. Beh, insomma. Cioè non oggi, però in generale. In genere non piove. In genere non piove e il panorama è bellissimo. Abbiamo appena finito di cenare, siamo passati al momento battutacce proprio, perché sono vette da 4 soldi e non si possono sentire perché sono scandalose. Infatti sei qui il primo c'è... che le fai. Dacca e pulpito. Infatti qui c'è un'Erika abbastanza devastata e propensa a tagliarsi le vene perché non... ritente, sarei più fortunato. Madonna, raga, ho detto una vignetta. Stupendo. La vignetta di Fido, proprio scandaloso. Dimmi. No, non c'è lì. Anche Valeria allora, sta. C'era... Lili per tagliarsi. Ma è proprio squallida questa vignetta, sentitela, ma è proprio squallida. Io quando l'ho ma detto... perché ce la devi dire? Perché... Ma perché le altre com'erano? No, questa è ancora peggio. C'è tipo la vignetta che sta un'ape. Ciao Mattia. Sta un'ape. Chi è che sta? Un'ape. Ma un'ape. A disturbare tipo uno che sta mangiando. A disturbare? A disturbare. Ma a disturbare uno che sta mangiando. Uh-huh. E quello dice non disturbare. E poi la scritta finale. Non capito. Ah no, come ti chiami? All'ape. Mi chiamo Tito, l'ape, rispondi come Tito. È la frase finale. Tito. L'ape e Tito mi hanno mangiato. Io credevo c'entrasse qualcosa con me. Io credevo c'entrasse qualcosa con la Valeria, non ti partire di stagione, per favore ti prego. Vai Valeria, vai. In questo momento c'è solidarietà tra le cucine che sono tutte e due devastate. Una gatta sta al mare. A un certo punto comincia, entra in acqua e comincia a nuotare. Lei raggiunge lo zio Pino. A un certo punto, quando l'acqua è molto alta, la gatta riesce a tornare, lo zio Pino non riesce e muore. La morale è, tanto va la gatta al largo che ci lascia lo zio Pino. Di poesia. Saluta. Ciao, oggi è 27 mattina, stiamo ripartendo. Perché se ciao. In macchina mia sicuramente.